Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. Quando il Mittel Rebbe, il terzo Rebbe di Lubavitch, recitava dei discorsi chassidici, c'era un silenzio assoluto. Però nonostante ciò, il Mittel Rebbe ogni tanto diceva Shah, Shah, come per dire silenzio, silenzio. Mio padre, scrive il Rebbe precedente, e dunque il Rebbe Rashab, ha chiarito che questo era per calmare lo scorrimento della sua mente. La sua mente scorreva talmente veloce. E per tranquillizzare la sua mente, allora diceva silenzio, silenzio. E in questa maniera ha spiegato l'espressione dello Zohar: il nonno, la sua mente è nascosta perché è calma e tranquilla. Stavo a dire, quando uno arriva a un saggio che arriva a un certo livello, anche se è un grandissimo genio, riesce a contenere la sua mente e rimanere tranquillo, mentre altre persone magari c'è così tanta energia nella mente che è difficile tenere sotto controllo. Shalom a tutti. Oh,